sono convinto quindi che siamo alla vigilia di un boom degli affari. Questo lo pensavo prima ancora che le Dolomiti decidesse di venire qui. Io sono assolutamente convinto, dato che in Italia, penso che più del 90% delle aziende sono piccole aziende, no? Prendo la conferma. Questo cosa significa? Queste piccole aziende una volta trovavano e vivevano e si svilupparono all'interno di una certa determinata area, molto abbastanza limitata. Oggi purtroppo queste piccole aziende in questa piccola area non hanno più l'aria per respirare, quindi si devono aprire al mondo. Se si devono aprire al mondo vuol dire che devono cominciare a mandare in giro i loro commerciali, ma soprattutto per i loro tecnici, perché quando si creano dei rapporti a livello piccole aziende l'aspetto più importante credo che sia l'aspetto tecnico, quindi anche i loro tecnici, i montatori, i ricercatori eccetera eccetera, devono assolutamente cominciare a interagire con il resto del mondo se si vogliono trovare l'aria per respirare. Ecco quindi che hanno bisogno di collegamenti con il resto del mondo, e credo quindi che le Dolomiti ha colto questa opportunità che secondo me andrà sicuramente, è destino, altrimenti credo che per l'Italia non ci sia neanche la possibilità di sviluppo. Ecco quindi che sono convintissimo e condivido quindi il progetto delle Dolomiti, anche perché tra l'altro condivido anche perché fa molto comodo anche a noi, ma lo condivido veramente perché sono convinto che siamo alla vigilia di un mondo. D'altra parte, se voi andate nei grandi aeroporti dei paesi come la Cina, l'India, il Brasile, eccetera, eccetera, e vi vedete dei milioni di persone che si muovono, giovani, 20, 25, 30 anni, che ogni mattina si muovono e vanno in giro proprio per fare il lavoro che dicevo io, in Italia secondo me questo non è ancora successo, sono convinto che succederà. E deve succedere perché è l'unica maniera che dobbiamo per uscire da una situazione economica debole, usiamo questo termine, in cui ci troviamo ora.